Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi proprio è nuvolosissimo, piovicica, quindi sarà una giornata uggiosa, ma non fa niente. La mia stagione preferita è questa, quindi si accetta così com'è, si prende per quello che è. E no, comunque a parte gli scherzi, insomma, mi dispiace che cioè, oggi è lunedì, giustamente è lunedì per essere in tema con l'inizio della settimana, l'inizio di tutto quanto, della routine. Giustamente, come meglio cominciarla se non con questo tempo così uggioso e grigio? Vabbè, comunque, sì, anche la sciarpa grigia, vedi, è tutto in tema. Vabbè, e niente, a parte questo. Ieri invece è stata una bellissima giornata, fredda però stupenda, non c'era una nuvola, una, e siamo andati a fare una bellissima gita perché era il compleanno di mio marito, quindi siamo andati tutti insieme, i miei suoceri, i miei genitori e tutti noi siamo andati in Umbria, a Scheggino. E paese meraviglioso, bellissimo, pulitissimo e veramente carino. Lì ci attraversa il fiume Nera ed è bellissimo perché ci cammini proprio vicino, perché c'è una bella passeggiata con un bel viale alberato, mattonato, tutto bellissimo, bello bello, cioè addirittura per tutti i punti che passano sopra e bello veramente, veramente. Poi era limpidissima l'acqua, quindi tu vedevi i ciottoli del fondo che uno per uno praticamente li distinguevi benissimo e poi sopra vedevi questo fiume, queste ondine dell'acqua che scorrevano perché insomma c'era una forte corrente. È veramente meraviglioso, bellissimo, bello, bello, bello. E abbiamo mangiato pure benissimo, wow. E poi in ultimo siamo andati siccome mia suocera si chiama Rita ed è devota a Santa Rita perché c'è tutta la storia sua, del papà, insomma, molto molto bella, dovuta appunto a questa santa, e dove appunto siamo andati a Santa Rita la Cascia, siamo andati alla basilica bellissima che è stata ricostruita dopo, ristrutturata dopo il terremoto dell'ottobre del 2016. Era la prima volta che ci andavo, quindi in realtà non so come fosse prima, però bellissima, veramente stupenda. Cioè, wow, è tutta pitturata, queste pitture moderne, insomma, queste scene di vita di Gesù moderne, l'ultima cena pure è bellissima, spettacolare, ora descriverla non sono tanto capace, però veramente suggestiva. Poi ieri si faceva come rito l'unzione degli infermi, e che in realtà ho scoperto essere una cosa che è un sacramento, quindi questo l'ho sempre saputo, però si fa. Tutti noi, insomma, lo possiamo fare come fosse la comunione, la cresima, cioè perché di solito si fa sempre l'estrema unzione, che è la stessa cosa, però fatta all'ultimo, nel finale della tua vita, insomma. E invece è una cosa che si fa anche quando si sta bene, insomma, quando si è nel pieno della giovinezza. Ci sono anche dei bambini che l'hanno fatta, cioè come fosse il sacramento e della comunione, che vai e ti ungono le mani e il capo. È stato molto molto bello e io l'avevo fatta il sabato prima perché ero andata a messa con i miei genitori e a un orario diverso dalla solita, e c'era una catechista che conoscevo che mi ha chiamato siccome tutta la comunità l'aveva fatta, no? E allora ho detto, io ero incerta se farla o meno perché non l'avevo mai fatta. E allora poi vedo questa catechista, mia amica, che mi chiama, mi dice, dai, vieni a farlo, una cosa santa. Dico, ah, ok. Insomma, sono andata, invece i miei genitori erano rimasti lì sul posto perché non se la sentivano, pure per loro era ancora più nuovo, quindi non l'avevano mai fatto, anche se noi siamo credenti, praticanti, andiamo a messa tutte le domeniche, insomma, però era una cosa che non, anche nelle domeniche,
nelle messe vissute non l'ho mai vista fare. E qui niente, ieri siamo andati a Santa Rita, appunto, dicevo, e è capitato la messa. Ed è capitato il momento in cui il prete stava facendo la sacra unzione. E quindi i miei genitori l'hanno fatta anche i miei suoceri, insomma, mia suocera, gli ho detto, guarda, è una cosa così, gliel'ho spiegata al volo. Questa cosa mi ha fatto un sacco piacere, perché insomma è stato bello, pure per loro è stato bello. E insomma abbiamo vissuto, guarda, veramente certe cose, cioè io non sono fatale, non sono, secondo me le coincidenze non esistono, oppure esistono in maniera molto minore di quello che uno posso pensare. E quindi secondo me fatalità, dopo aver mangiato siamo andati proprio, siamo capitati nell'orario della messa, nell'orario specifico in cui l'ha fatta, perché ad esempio sabato nella mia chiesa l'avevano fatto alla fine della comunione, dopo la comunione, alla fine, prima del canto finale, insomma proprio alla fine della messa. Invece siamo capitati ieri e l'avevano fatta dopo il Vangelo, quindi subito dopo il Vangelo, infatti dopo hanno fatto il credo, bla bla bla. E quindi siamo proprio capitati come orario, come appunto della messa in cui l'hanno fatta. Quindi è stata una serie di eventi che appunto ci ha fatto finire in bellezza questa gita. E niente, Virginia è stata molto brava. Io sono, cioè, veramente tanto tanto fortunata, perché veramente a pensarci che si è fatta 5 ore di macchina tra andata e ritorno, insomma, buona buona. Che poi tra le altre cose, cioè, lei ha questa cosa che appena si sta in macchina, lei vabbè, un pochettino si guarda, poi cioè, si addormenta quasi subito. Però se tu ti fermi a un autogrill, oppure ti fermi, parcheggi 2 secondi, dal momento che si ferma la macchina lei si sveglia. E quindi Karina ha fatto un'ora di sonno all'andata, perché poi ci siamo fermati in autogrill, si è svegliata e non si è più riaddormentata. Però comunque stava buona lei in macchina, sì, non ho fatto per niente storie. Io non gli ho dato sì un giochetto un pupazzetto, ma insomma non è che cioè, la distraeva, però voglio relativamente, non più di tanto. E poi pure al ritorno uguale, abbiamo fatto quest'ora di macchina, un'ora e mezza, poi ci siamo fermati e lei si è svegliata, quindi poi si è rifatto tutto il viaggio del ritorno sveglia, poi dal buio, e lei ha paura del buio, infatti insomma avevo paura che piangesse, insomma. E invece poi uno, poi lei ci sente parlare, ci sente chiacchierare, e sta tranquilla, sta serena. Oggi sono proprio, scusate, questi capelli sono sempre più tremendi, però me li devo far allungare perché me li voglio far crescere, e quindi li devo sopportare in questa maniera che odio. E niente, quindi insomma è stata una santa, veramente bravissima, cioè brava. Poi pure tra le altre cose, ieri si era addormentata da quando siamo andati da Scheggino a Cascia, si era addormentata quella mezz'oretta, e poi l'abbiamo messa sul passeggino e dormiva ancora. Siamo arrivati alla chiesa, lì non c'era la pedana, diciamo, e quindi abbiamo dovuto sollevarla con le scale, bla bla bla. Come siamo entrati in chiesa, lei si è svegliata. Considerate che lei non sopporta le luci cupe, il buio e anche il vocione, insomma, quando uno parla tutti insieme, oppure ha un tono di voce bassissima, lei si spaventa. Beh, ci ha fatto reggere tutto il tempo che siamo stati in chiesa, meno male, perché ho detto mo c'era la messa pure, quindi piena di persone, dico poi mo adesso comincia a urlare. E invece fortunatamente è stata buona, meno male. E niente, scusatemi, ho pochissima batteria e mi si è stoppato il video, cioè non so perché, ma non ho il telefono pieno di memoria, però da quando, non lo so,
non avrò lo spazio iCloud pieno e niente, stavo chiacchierando, mi si è stoppata nel mezzo della conversazione. Vabbè, comunque, bando alle ciance, vi auguro una buona settimana, ci vediamo al prossimo video. Qui sto sempre appunto col fatto di avere poco spazio, riesco a registrare proprio a spizzichi e bocconi. Che pizza! Grazie per aver guardato il video, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e un bacione, grazie a tutti, ciao!